Domenica pomeriggio 22 ottobre 2023, la comunità parrocchiale Villa Albese, di cui è parroco padre Marco Cosentino, ha riservato una calorosa accoglienza al novello sacerdote padre Michele Taibbi, giunto direttamente in piazza con l'abito talare, indossando poi la cotta e la stola che il parroco padre Marco gli ha mostrato. Un ingresso trionfale a Villalba, a dorso di un asinello, attraversando tutta la piazza dove l'attendevano i tanti parrocchiani presenti, fra cui il sindaco del paese, Maria Paola Immordino. Fra sorrisi, applausi e tanta commozione da parte di tutti. Un ingresso per festeggiare anche il primo anniversario della sua ordinazione diaconale. Ebbene ricordare che padre Michele, originario di Caltanissetta della parrocchia Sant'Agata al Collegio, è entrato in seminario nel settembre 2011 ed è stato ordinato diacono il 25 ottobre 2022. Diaconato che ha svolto presso la Chiesa Madre San Giuseppe in Villalba. Quindi un volto familiare di casa, il novello sacerdote che è stato ordinato lo scorso 27 settembre 2023, destinato dal vescovo Monsignor Russotto a Santa Caterina Villahermosa come vicario parrocchiale presso la Chiesa Madre Immacolata Concezione. Caro padre Michele, bentornato, ha esordito il parroco padre Marco nell'accoglierlo. Nella vita viviamo tante vicende, esperienze, tutte che ci permettono di crescere nella nostra personale umanità e di maturare secondo la volontà di Dio, il cammino che Egli ha predisposto per ciascuno di noi. Oggi la comunità di Villalba ti accoglie, ha continuato padre Marco. Ti accolgono le persone che hai conosciuto e servito come diacono lo scorso anno. Ti accolgono i volontari e i benefattori di questa comunità. Ti accolgono le autorità civili e ti accoglie il numeroso, plaudente popolo che adesso ti vede celebrare la Santa Messa. Ed essendo, come sempre dico e mai mi stancherò di dire, un popolo generoso ed accogliente, ti vede celebrare la Santa Messa con la casula di cui ti ha fatto dono e che tu hai indossato il giorno della tua ordinazione sacerdotale, affinché a te rimanga di noi un indelebile ricordo. Adesso stiamo festeggiando in totale semplicità, nel modo più bello che per noi cristiani possa esistere, celebrare la Santa Messe come comunità radunata attorno all'altare nell'ascolto della parola e nell'accoglienza dell'unico pane spezzato per partire dall'essenziale
che è Cristo, come il nostro amato Vescovo ci ricorda nella sua lettera pastorale. E Padre Marco ha concluso il suo intervento dicendo grazie di tutto e tanti auguri di un santo e fecondo ministero. Grazie e buon cammino, Padre Michele. Così ha concluso il parroco Padre Marco. È seguito poi la celebrazione della prima messa a Villalba del novello sacerdote, dove aveva svolto, come già detto, l'anno del suo diaconato. Emozionati e presenti a Villalba anche i suoi familiari, che hanno certamente gioito per l'accoglienza riservata al proprio congiunto sacerdote. Un momento di fraternità alla fine ha concluso il Fausto evento.